Oggi è venerdì 10 maggio. Anche a me, come a tanti valdostani quotidianamente, mi tocca oggi di prendere l'autostrada per lavoro. È una giornata abbastanza trafficata, ci sono dei lavori in corso ed è piove. Quindi ogni macchina solleva una nube di acqua, di fumo, che rende la visibilità difficile. La questione dell'autostrada valdostana è una questione urgente, dobbiamo affrontarla in fretta perché attiene non soltanto al problema dei pendolari, ma alle possibilità, alle opportunità di sviluppo della nostra regione. Come sapete, l'autostrada valdostana è l'autostrada più cara d'Italia. Le tariffe sono più del doppio della più cara autostrada del resto del paese e non si riesce a capire qual è il motivo. Non c'è una ragione, anche perché non pare un'autostrada particolarmente lussuosa e nemmeno purtroppo efficiente. Le due società in realtà hanno approfittato di una condiscendenza da parte della giunta regionale, accondiscendenza è un eufemismo, e hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Voi sapete bene che negli ultimi anni l'autostrada ha continuato a sfornare, le società autostradali hanno continuato a sfornare aumenti tariffari dell'ordine del 10-15% tutti gli anni, giustificandosi con investimenti di lungo periodo fatti dalle due società. Non si capisce per quale motivo l'utente debba pagare gli investimenti fatti da una società. Solitamente è la proprietà che paga gli investimenti, a noi tocca pagare il servizio e qui non c'è il servizio. Ma se non risolviamo questo problema, cioè se non costruiamo una giunta regionale con il voto il 26 maggio in grado e determinata ad agire nei confronti delle due società per cambiare, invertire radicalmente questa situazione, è evidente che ci troveremo sempre più isolati. Non bastano palliativi, non basta qualche sconto complicato, degli 8 transiti su 4, 4 su 8 al mese, non ci si capisce niente. Occorre che le tariffe si riducano per tutti. Certo, in particolare per i pendolari, per chi è costretto per lavoro a spendere cifre immani tutti gli anni, ma anche per i turisti che cominciano a scegliere stazioni e per le proprie vacanze località evidentemente meno costose e meno complicate da raggiungere. Allora il 26 maggio votate per Partito Democratico Sinistra VDA, perché noi siamo determinati a risolvere questo problema.